del Sacre View. Oggi ho deciso di parlarvi di un fondotinta chiacchieratissimo che è il Lekker Doll di Pupa. Io questo l'ho preso intorno a novembre-dicembre quando uscì il coupon e dei 10 euro, quindi l'ho pagato praticamente metà prezzo. È un perfezionatore e effetto pelle nuda e io ho il numero 020 ed è questo fondotinta qui con questa pipetta e va praticamente messo a gocce come vedete ed è altamente liquido. Vedete quanto è liquidino? Ma si stende davvero molto molto bene e ne basta pochissimo, infatti qua mi sono scese tipo una marea di gocce. Come sempre vi lascio qui al mio fianco l'inci del prodotto e mentre parlo vedrete anche l'applicazione. Gli accorgimenti che vi voglio dare per questo tipo di prodotto sono quello di attiggitare bene il prodotto prima dell'uso, perché se non lo usate per un paio di giorni va tutto quanto a dividersi, diciamo. E quindi va assolutamente miscelato, di mettere poco poco prodotto perché come avete visto è molto liquido e quindi ne basta veramente poco per tutto il viso. Ho provato varie stesure ma con le mani sinceramente non mi piace proprio l'effetto perché non essendo appunto un prodotto cremoso non riesco a lavorarlo come voglio e secondo me il risultato più ottimale è quello di usare un pennello come questo qui e andarlo a stendere. Oppure con una spugnettina in lattice, anche il risultato è molto bello e naturale. La cosa che mi piace tantissimo di questo fondotinta è che ce lo sto anche adesso, fa un effetto davvero naturale, cioè non sembra che sia il fondotinta, non fa quell'effetto fondotinta pastoso e pesante, pur avendo comunque una buona coprenza. Dura davvero tante ore, quasi tutto il giorno, anche appunto quando poi mi vado a struccare la sera ancora trovo il fondotinta. Mi piace appunto, come avete capito, tanto, ma per me ha una grande grande pecca, ovvero su di me e non solo perché ho letto anche altri blog, ho visto altri video. Appena lo metto, anche per solo 2 giorni consecutivi, ma a volte anche meno, mi escono dei brufoli assurdi. Probabilmente la mia pelle è super sensibile e magari c'è gente che lo utilizza senza alcun problema e sono super contenta per loro perché a me questa cosa dispiace da morire perché mi piace tanto tanto l'effetto. Però no, lo utilizzo solamente per occasioni un po' più speciali, se, per il sabato sera, ma non lo vado ad utilizzare assolutamente per tutti i giorni, quando invece secondo me è un prodotto leggero e che fa un bell'effetto. Che potrebbe essere assolutamente utilizzato per tutti i giorni. Mi ricordo che appena l'ho comprato lo utilizzai per una settimana di seguito e non vi dico la mia faccia cos'era diventata. Questa cosa mi dispiace tantissimo, sia perché comunque so che questo fondotinta praticamente non finirà mai, perché appunto lo uso una volta ogni tanto, sia perché come vi ho detto mi piace e mi dispiace comunque fargli una review negativa. Però vi dico che su di me ha fatto questo effetto. Quindi, per quanto mi riguarda, su questo lato è un prodotto bocciato. E spero che magari voi vi siate trovati bene perché è una cosa molto molto soggettiva questa. Però vi ripeto che ho letto anche di altre ragazze che hanno avuto lo stesso problema. Quindi magari le pelli un pochino più sensibili ne vanno a risentire. Questa è stata la mia review, spero comunque che vi sia stata utile e fatemi sapere appunto cosa ne pensate, mettete un pollice in su se vi è piaciuta e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!